Salve a tutti, sono Giuseppe Tortorella e oggi vi voglio parlare di argomenti diversi. Innanzitutto vi dico che è gratis iscriversi al canale, quindi andate sulla pagina, mettete iscriviti e praticamente basta cliccare e basta, non bisogna fare più niente. Così vi arriveranno delle notifiche per altri video. Allora, io qui vi voglio raccontare di un'esperienza particolare perché non pensavo mai nella mia vita usare un fucile lungo 120-125, quanto è questo fucile che sto utilizzando della TRX, mi sarebbe così piaciuto. Devo dire che è stata un'esperienza incredibile, perché mai a pensare di poter pescare in acqua bassa così come in acqua profonda con lo stesso fucile, anche perché a me non piace molto pescare in tana e quindi tirare in acqua libera è per me un godimento assurdo, anche perché si riesce a tirare a distanze impressionanti. E inizio con un cefalo, un pesce piccolo di dimensioni normali, diciamo, per essere un cefalo, e a distanza veramente assurde, e in acqua limpidissima. E in questo caso si vede che l'acqua è molto bassa e ovviamente mi trovo sempre a Maratea, perché io il gommone ce l'ho tra la zona, diciamo, Maratea-Sapri. Qui adesso non mi ricordo dove stavo, sì, stavo più o meno a metà strada, acqua fredda forse. Comunque, prendo questo cefalo e mi meraviglio, perché dico, ma con un 120 riesco a tirare queste distanze con aste così doppie e non cambia niente. È un divertimento incredibile, perché il brandeggio comunque è abbastanza elevato, quindi riesco a brandeggiarlo facilmente. Poi dopo vado in un altro posto dove stanno dentici e mi trovo sui 25 metri in questo caso. Prima stavo forse a 4 metri di profondità, 5 metri, e in questo caso sparo un dentice, sempre con stesso fucile 120, sempre a distanze mostruose, distanze elevate, parlo di oltre 5 metri dalla punta del fucile, e con estrema facilità lo prendo in piena spina. Faccio, mamma mia, e lì rimango scioccato, perché dico, allora lo posso usare sempre in acqua bassa, in acqua limpida, se non sono uno che tira contro gli scogli. E mi sono divertito un casino. E dopo, nel video di dopo, vedrete la cattura di un barracuda fuori misura, ma veramente fuori misura, un vero mostro. Era lungo praticamente quanto il fucile, che ma sarà 120 più l'asta 140, diciamo 1,5 m di barracuda, un pesce che tra l'altro è anche pericoloso, perché amici praticamente dopo averlo sparato li hanno attaccati. E vi faccio vedere anche una murena che mi attacca mentre io sto praticamente all'aspetto. La vedrete, incredibile, infatti l'ho dovuto zoomare, fatevela vedere, guardate sulla destra, eccola qua, questa è la mia asta, arriva, da un morso sull'asta e poi io cerco di allontanarla perché comunque insomma mi fa paura. A proposito, attaccati significa che praticamente dopo averli sparati, i barracuda si sono girati e sono andati verso di loro a una velocità tale che un amico gli ha sfondato la maschera, un altro invece gli è entrata all'interno della muta al lato dove sta l'orecchio, è entrato da una parte, praticamente si è incastrato quasi dall'altra parte. Quindi sono pesci che dopo sparati sono anche un po' pericolosi. In questo caso io, insomma, sono stato abbastanza fortunato, sono andato molto lontano. Comunque, in generale, non succede niente. È raro, però può succedere che il barracuda abbia una reazione particolare. Anche perché questi pesci, insomma, sono predatori e come predatori attaccano. Quindi bisogna tenerli un poco a distanza con l'asta, perché sennò potrebbero dargli un morso e i denti non sono piacevoli da sentire sulla nostra pelle. Va bene, spero che vi sia piaciuto tutto e al prossimo video mettete un like. Ciao.